Oggi credo che la cultura che c'è, che si vive, si percepisce nei giovani di Longobucco, credo che segneranno le basi per un futuro diverso, per un futuro migliore. È stata una giornata all'insegna della cultura presso il Museo degli Antichi Mestieri di Longobucco, nel ricordo dell'ingegner Giuseppe Caruso, emigrato longobucchese con una carriera come dirigente nelle Ferrovie dello Stato. A 2 anni dalla morte, la famiglia ha voluto donare in sua memoria una borsa di studio e una collezione di libri privati che andrà ad ampliare la collana di libri scientifici della biblioteca comunale. La scelta di questa giornata è principalmente voluto per ricordare la figura di mio padre. Durante la sua vita i legami con il territorio e con la cultura del territorio sono stati sempre costanti, dalla gioventù, quando è dovuto andare via, fino alla morte. Credo che sia un obbligo da parte di tutti noi, che magari qui non abbiamo opportunità di lavoro, poter restare con i piedi e con la mente tra le nostre mura all'interno del nostro paese di Longobucco. Presenti all'incontro con la famiglia anche gli studenti del quinto. Tra di loro, il più meritevole riceverà la borsa di studio di 1000 euro per sostenere il proseguo negli studi universitari. Iniziativa sostenuta dall'amministrazione comunale, che si è detta entusiasta e favorevole ad ogni tipo di azione culturale promossa. Le due quinte hanno partecipato con interesse, sono interessate a questo tipo di iniziative perché per loro è anche un legame scoprire quello che c'è stato prima di loro nell'ambito del nostro paese. L'ingegnere è stato un esempio per la carriera che ha potuto svolgere all'interno delle Ferrovie dello Stato, ha avuto riconoscimenti dall'amministrazione presso la quale ha prestato servizio, quindi è un onore, è un orgoglio per il nostro paese.